Dopo una bellissima e ripidissima salita con una cremagliera si arriva alla stazione a monte di Races, da cui partono diversi sentieri. Ecco alcuni dei sentieri indicati. La salita si intravede l'altopiano dell'Alpe di Susi. La prima parte del sentiero, circa i primi 10 minuti, sono lastricati con una discreta pendenza. Successivamente il sentiero diventa pianeggiante. Simpatici incontri durante la nostra camminata. Dopo una pausa a rifugio e una camminata di circa 10 minuti si arriva a questa caratteristica chiesetta a circa 2200 metri di altezza. Nell'ultimo pezzo non abbiamo portato la bambina di 4 anni che non è una grande camminatrice. Superata la chiesetta e dopo aver percorso una salita piuttosto ripida di circa 10 minuti vi si apre questo stupendo panorama. A questo punto potete scegliere voi se tornare per un altro sentiero alla baita dove noi abbiamo lasciato il nonno con la piccolina o proseguire se siete dei buoni camminatori per sentieri più complessi. La missione termina qui, da dove è cominciata, adesso prendiamo la cremagliera che ci porterà fino a Ortisei. In pochi minuti passiamo da un'altezza di circa 2100 metri ad un'altezza di 1300. Sperando che questo video vi sia piaciuto, ci salutiamo e alla prossima, ciao! Il tempio di Antala, il tempio di Antala, stile un passo avanti.